Milano ci sono dati non proprio positivi sul tabagismo, però questo progetto ha molti punti di forza, quali sono i principali? Confermo che Milano è una città dove si fuma tanto, si fuma soprattutto fin dai 15 anni e quindi sia genere femminile che genere maschile sono coinvolti in un processo di recupero delle loro condizioni generali di salute. Una delle ragioni per cui abbiamo ritenuto che nella città di Milano dovesse partire, prima città a livello nazionale, questo progetto che vede l'Istituto dei Tumori, vede le farmacie comunali e l'istituzione comune di Milano assessorato alla salute avviare questo percorso che è utilissimo perché la psicologa che è stata formata all'Istituto dei Tumori, i farmacisti che sono stati formati presso l'Istituto dei Tumori saranno in grado proprio di fare un percorso terapeutico nell'ambito delle farmacie per tutti coloro che si sentiranno, come dire, coinvolti e responsabilmente coinvolti nel tentativo di smettere di fumare. I dati sono estremamente importanti e significativi, come dicevamo, soprattutto anche per l'impatto sul welfare delle patologie legate correlate al fumo, che è una dei vizi peggiori capitali perché determina patologie cardiovascolari oltre a tumori e cancri che ahimè purtroppo sono estremamente invalidanti quando non mortali. E quindi bisogna lavorare molto su questi temi. Questa psicologa sarà disponibile per ora in 5 farmacie della città di Milano, è un progetto sperimentale che dura inizialmente 6 mesi ma che vogliamo cercare di rendere permanente. Le visite sono assolutamente gratuite e dal primo incontro con lo psicologo si avvia un percorso terapeutico che potrebbe sfociare anche in visite specialistiche presso istituti particolari. Oppure attraverso screening e test che vengono fatti in farmacia con utilizzo anche di prodotti e di sostanze che possono aiutare a ridurre quello che è un po' la dipendenza psicologica e fisica dal fumo. Cito l'esempio della preoccupazione di molte signore e signorine che dicono: io se smetto di fumare ingrasso molto. Ecco, non è così e soprattutto la psicologa, il farmacista, i medici sono nell'ambito di questo progetto a disposizione proprio per offrire consigli e prodotti che riducono anche questi tipi di legittime preoccupazioni di carattere estetico, per esempio. Farmacia come luogo di partenza di questo percorso, quindi farmacia come luogo molto anche vicino ai cittadini, è un altro punto importante? È una scelta fondamentale strategica. Noi abbiamo deciso, io personalmente ho deciso come assessore alla salute, di cercare di aiutare questo percorso di trasferimento della logica della farmacia come solo erogatore di servizi a come punto salute, cioè la farmacia non diventa solo il punto dove si comprano medicine, ma è un punto dove si possono fare dei test, degli esami, dove si può ovviamente avere un rapporto più profondo con il proprio farmacista e nel caso di specie lo psicologo e altre figure che introdurremo nelle farmacie. La farmacia è un punto salute molto presente sul territorio della città di Milano, mi riferisco sia alle farmacie comunali che ovviamente a quelle private e quindi stiamo trasferendo sostanzialmente la cultura della territorialità della salute in modo più capillare in tutta la realtà della città di Milano. Non è più il cittadino che va verso gli ospedali o verso la ricerca della salute, sono le istituzioni e la comunità scientifica, sono le farmacie nel caso di specie che vanno verso le abitazioni e verso proprio le esigenze del cittadino nel loro territorio e nel loro habitat naturale. Di fronte a una vera e propria epidemia che è definita tale a causa delle malattie dovute al fumo che raggiungeranno in questo secolo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità purtroppo il non bel numero di 1 miliardo di morti, l'Istituto Nazionale Tumori che vede ahimè anche oggi pazienti ricoverati nel 30% dei casi
per colpa del fumo, ha pensato di mettere a disposizione le sue competenze in campo di clinica, di ricerca e di formazione per un bellissimo nuovo progetto, innovativo veramente, ma anche e soprattutto molto concreto, cioè di fare nuovi centri antifumo nelle farmacie, in particolare in 5 farmacie comunali di Milano distribuite ubiquitariamente nel territorio cittadino. E quindi abbiamo formato per un mese 10 farmacisti di queste 5 farmacie comunali e quindi dall'inizio di ottobre sono disponibili servizi gratuiti, concreti di aiuto ai fumatori in queste 5 farmacie, e una volta alla settimana in ognuna di queste farmacie c'è anche una psicologa dell'Istituto Nazionale dei Tumori per i casi più complessi, quindi un supporto psicologico, farmacologico, informativo, perché ai fumatori che vogliono smettere di fumare in farmacia verrà anche offerto gratuitamente il libro Spegnila, che è un libro dell'Istituto Nazionale dei Tumori che aiuta a smettere di fumare, che contribuisce alla ricerca sul cancro, perché crediamo che l'unione faccia la forza e quindi abbiamo bisogno dei farmacisti, così come i farmacisti hanno avuto probabilmente un po' bisogno di noi per essere formati, per affrontare in maniera concreta e competente i fumatori, perché il nostro messaggio è basta col dilettantismo di fronte alla prevenzione e quindi nel rispetto delle reciproche competenze e professionalità tutti insieme possiamo e dobbiamo darci una mano per aiutare i fumatori a smettere di fumare. Dopo tanti anni di fumo, scindere un po' l'idea che il fumo non fa parte poi della propria identità, nel senso che, qui mi ricollego ai benefici, smettere di fumare in effetti per molti significa scoprire degli aspetti nuovi di sé, in generale un nuovo modo di vivere e di sentirsi. Questo chiaramente non è un percorso facile, però è un percorso anche che appunto se fatto con una guida che aiuti anche a rilevare questi benefici e questo diverso modo di sentirsi è senz'altro insomma fattibile e positivo. La paura però, ripeto, forse è un po' quella di sapere come sarà la vita senza la sigaretta, a cui spesso attribuiamo un potere eccessivo di importanza nella nostra vita. Senz'altro il discorso della immediata accessibilità è rilevante, nel senso che sono venute persone che forse, come diceva il dottor Boffi prima, non si sarebbero mai presi la briga di fare domanda a un centro antifumo, stare in lista d'attesa e magari pagare un ticket, per cui sono persone che hanno, come dire, il pensiero e che l'immediata accessibilità della farmacia rende più facile, diciamo così, lasciarsi incuriosire e a volte anche appunto trattare, se vogliamo. Quindi il bilancio è positivo, come ho detto in conferenza stampa, il farmacista gode della fiducia di molte persone e in un'ampia zona di raggio dalla farmacia, nel senso che conosce le persone e le loro patologie fisiche, per cui è molto in grado di motivare i loro clienti. Quindi insomma la risposta al momento è molto buona, dell'inizio siamo molto soddisfatti, vedremo un po' dopo oggi il tipo di reazione che ci sarà, insomma.